Verso la fine dell'VIII secolo a.C. e nel corso del secolo successivo, un fenomeno che interessa tutto il Mediterraneo investe anche il mondo etrusco in formazione. Sulla spinta dell'aggressivo commercio fenicio, la diffusione di prodotti, motivi decorativi, ideologie e miti provenienti dal vicino Oriente cambia l'assetto sociale e culturale, enfatizzando il ruolo del ceto dirigente aristocratico che tramite il controllo del commercio e dei beni di lusso guida l'evoluzione della società. Questa fase, denominata orientalizzante, appunto per la provenienza orientale di molte innovazioni in diversi campi della cultura dell'epoca, fu molto legata al commercio greco tra Etruria e Oriente. In questo periodo, l'attività greca nel bacino occidentale del Mediterraneo divenne sempre più importante per la formazione della civiltà etrusca. Anche l'ambito militare viene trasformato con l'adozione dell'armamento di tipo oplitico greco. Le comunità etrusche a nord degli Appennini parteciparono pienamente al rinnovamento, ma conservarono più a lungo alcuni aspetti culturali della fase precedente. Il loro ruolo nei rapporti tra il mondo transalpino e la penisola italiana fu determinante. Tra le innovazioni più importanti, l'adozione della scrittura, della quale abbiamo un interessante esempio nella dedica iscritta su questa anforetta, conservata al Museo Archeologico di Bologna. Mizza Venuzave. Io sono il piccolo vaso di Venu e di Ucuitarmi. Ana Mini mi ha fatto Ana Remiru. È di questo periodo anche l'inizio del processo di nascita delle prime città etrusche, tra di esse anche Velzna, Felsina per i latini, l'attuale Bologna. In breve tempo, comunque, anche nella Valle del Po si manifestarono chiaramente le caratteristiche della ormai matura civiltà etrusca. Si formò la Dodecapoli Padana, una confederazione di città i cui confini oltrepassavano il Po, di importanza pari all'analoga confederazione della madre patria compresa tra Arno e Tevere. Velzna fu sicuramente il centro più importante dell'Etruria Padana. In Tuscorum Iure, pene omnis Italia fuerat. L'Italia era stata quasi tutta sotto il dominio degli Etruschi. Così si esprimeva Catone. Anche Tito Livio scrisse della potenza e della fama degli Etruschi che si estendeva dalle Alpi allo stretto di Messina. La civiltà etrusca fu in effetti la prima civiltà ad esprimere la sua influenza su quasi tutta la penisola italiana.